A dare l'ultimo saluto ad Enzo Tartamella c'era tutta la stampa trapanese. Diverse generazioni di giornalisti che hanno lavorato a stretto contatto con lui, in molti casi imparando il mestiere nella sua redazione. Lui, gentile, garbato, dai modi eleganti, sempre pronto a dare consigli. Una professione che Enzo Tartamella ha fatto con passione e spirito di servizio, amando la sua città, la storia e le tante cose da raccontare. Lo ha ricordato ai nostri microfoni Giacomo Di Girolamo, che ha lavorato con lui al Giornale di Sicilia. Vorrei sottolineare un aspetto del carattere di Enzo Tartamella, la sua grandissima forza di volontà. Un uomo che era capace di lavorare 20 ore su 24, ma letteralmente, e che tutti gli obiettivi che si è prefisso di raggiungere li ha raggiunti, senza con questo togliere nulla alla sua famiglia in quanto ad affetti, in quanto ad assistenza nel termine più pieno ed assoluto. Mi piace ricordare, per quanto riguarda la professione, soltanto il fatto che alla sua scuola sono cresciuti tanti giovani, molti dei quali, o alcuni dei quali, poi di quella che era una passione comune, hanno fatto una professione. La messa è stata celebrata da padre Gruppuso, ma alla fine della celebrazione Monsignor Antonino Adragna, suo amico, lo ha voluto ricordare soffermandosi sulla sua caratura morale e professionale, oltre che culturale. Parole commoventi le sue, quando si è rivolto alla moglie Anna, ai figli Massimiliano, Roberto e Davide. Nella cattedrale di San Lorenzo c'erano tante persone con cui Enzo Tartamella si è rapportato nella sua vita, dal giornalismo alla cultura fino alla politica. C'era anche il senatore Antonio D'Alì e il professore Andrea Calamia, esponente della DC degli anni Ottanta. Era un multiforme ingegno, diciamo, uno dei giornalisti che non fanno solo quel mestiere, oltre che farlo bene, faceva anche lo storico. Abbiamo avuto occasione tante volte di incrociare le nostre idee, le nostre sensazioni. Lo storico dell'arte, non possiamo non ricordare i suoi testi importanti sull'arte trapanese, sul corallo e su altre vicende importanti della storia trapanese. L'ultimo bellissimo libro, quello sull'emigrazione trapanese in Tunisia. Una persona che faceva un mestiere importante, lo faceva bene come quello del giornalista, senza scantonare in faziosità politica come purtroppo spesso accade. E faceva anche, però, anche l'uomo di cultura, lo faceva anche molto bene, quindi una perdita per questa città, ma diciamo anche un ricordo importante. Con Enzo siamo cresciuti assieme, non solo con lui ma con tutta la sua famiglia, soprattutto con Mario, il fratello Mario, Giovanni, le sorelle di Enzo. E con Enzo c'era un rapporto di grande amicizia, di grande affettuosità. C'erano dei pezzi, mi ricordo, che lui, io ero più avanti negli anni naturalmente, e lui mi chiedeva delle delucidazioni, tempo universitario naturalmente, di economia. Facevamo il Bresciani Turroni, figurati. E quindi quando lui ha abbracciato la carriera politica, io non avevo nessuna difficoltà, e anche lui eravamo molto sinceri nell'interpretazione di quello che avveniva in quegli anni.